Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Sì, ho cambiato gli occhiali, vi ho messo la scorsa settimana comunque un'immagine, vabbè, cioè sia su Instagram se mi seguite, ma anche su YouTube vi ho messo un post con i nuovi occhiali, quindi qualcuno magari già l'aveva visto. Nuovi occhiali, nuova faccia, praticamente tutti quanti su Instagram me li avete approvati, mi avete detto che mi illuminano di più il viso, non mi tagliano l'occhio come facevano gli altri, invece in famiglia mi dicono, mi hanno detto... No, erano meglio con una montatura più spessa. Va bene. Madre moroso, madre del moroso, papà non si è espresso troppo. Mi hanno detto tutti quanti, sni. E io, tipo il mio ragazzo mi ha guardato strano circa per una settimana, ancora adesso mi guarda abbastanza strano. Comunque, allora, questa settimana cosa succederà? Cercherò di portarvi un po' con me nei vari giorni perché sto organizzando il party per il mio compleanno, che sarà in una casona. La casa è della... C'è una zanzara? Casa è dell'amica di mia mamma. Ho deciso di fare lì in quell'ambientazione il mio compleanno, quindi stare lì una giornata, prendere il sole e mettere musica perché siamo abbastanza isolati, quindi possiamo mettere musica, alcol. Ho deciso di preparare cose molto fresche. Poi vabbè, per chi vuole può grigliare la carne e va bene, abbiamo le griglie. Ma io volevo preparare delle cose un pochino più tipo insalatona di riso, pasta al pesto, che faremo il pesto qui in casa di mia mamma, poi anguria, melone, hummus, crostini di pane con sopra i pomodorini, cioè cose molto fresche voglio fare. E poi vabbè, ci sarà un po' di birra, vino, prosecco e devo ordinare la torta. E quindi insomma, questa settimana vi porto con me che dovrò andare a fare spesa, comprare tutte le cose. Adesso mi alleno, oggi è lunedì, intanto non l'ho detto, e un po' di allenamento, ho già fatto la mia passeggiata sul tapis roulant. E poi basta, la giornata oggi sarà un po' tranquilla. Oggi è mercoledì, sto andando a scegliere la mia torta per il compleanno. Adesso vediamo perché è un posto in cui non sono mai stata, sinceramente non sono mai andata a scegliere un dolce per il mio compleanno. Adesso vediamo, un posto qui a Bologna che fa tipo quelle torte un po' fighe, tutte elaborate. Spero di non andare a spendere un patrimonio, però vediamo insomma. Tra poco usciamo, lo facciamo a piedi, mamma, sono circa 45 minuti di camminata. Vediamo se ce la facciamo anche al ritorno, se no autobus perché... Siamo tornate, abbiamo fatto una camminata di circa un'ora, quasi 4 km, io ero morta perché c'era del gran vento, però ho iniziato a sudare e sudando col vento avevo le orecchie gelide, insomma mi è iniziato a venire tutto un po' di mal di testa, un po' di fastidio, una cosa che mi viene più che altro d'inverno, però mi è venuta. Insomma, io a camminare così mi stanco veramente tanto, sarà che ho anche un po' di anemia, pressione bassa. Cioè, sul tapis roulant, non essendoci comunque, essendo io in casa, forse è anche una questione comunque psicologica, che ne so, sto meglio a camminare sul tapis roulant che comunque fuori, con tutti gli agenti atmosferici, che ne so. Comunque, allora, ho scelto la torta, andrò a spendere un pochino, insomma, però, vabbè, facciamolo stavolta. Stavo devo dire che sto organizzando veramente una festa di compleanno
complessa, ecco. Solitamente si andava fuori a cena, però dato che adesso ancora me la sento di andare in un ristorante, stare tutti separati, cioè preferisco, dato che abbiamo la possibilità di avere questa casona qua. Insomma, dato che ci sarà questa, questa possibilità qui, ho detto cogliamolo, che siamo tutti fuori all'aperto, ci divertiamo di più. Quanti, oggi è sabato 20 e oggi è il giorno delle grandi cucinate. Vi ho fatto vedere qualche clip ieri dell'hummus e delle verdure, poi così, perché l'hummus per fortuna è già fatto. L'hummus io lo faccio in un modo molto semplice: ceci già cotti, oppure se li avete quelli secchi ancora meglio ovviamente, olio all'aglio oppure aglio fresco, quello che preferite, e olio, sale, latte di soia io uso, perché essendo comunque un alimento veg ci sta a metterci un latte vegetale, ma va benissimo il latte vaccino. Io faccio tutto abbastanza occhio, comunque deve venire una cosa molto cremosa, quindi piuttosto aggiungete più latte o più olio, se lo volete più oleoso, comunque deve venire proprio una crema fatta bene, ecco. Abbiamo a bagno un po' di verdure, che sono quelle che griglieremo, e già così le ho lavate. Poi qua abbiamo pomodori, perché adesso... Allora, la mia idea è di fare bruschette con aglio e olio da mettere sul pane e fresco comprato poi domani. I miei sono già là nella casa in montagna e domani mattina mi prendono il pane e poi ci aspettano e ci aiutano un attimo a spostare le cose magari in giardino, perché comunque non essendo casa mia e non vorrei andare a fare dei danni, quindi ci aiutano un attimo. Quindi la mia idea era di fare pane e insomma tostato, grigliato, insomma se riusciamo, con il pomodoro per partenza. Ovviamente non c'è quello lì, poi c'è anche l'hummus e anche quello lì si può spalmare benissimo sul pane e basta, prepariamo questi pomodori. Ho preparato una cosettina, secondo me molto speziosa. Pranzo veloce, perché non c'ho voglia di fare, di cucinarmi anche il pranzo, che già sto facendo un bel po' di roba. Vabbè, fette biscottate per i poveracci, se avete del pane buono, non c'ho più niente in casa. E poi ecco fatto. Allora, ho frullato del tofu con pomodori secchi, sto anche cuocendo l'acqua per la pasta da fare per domani. Pomodori secchi, tofu, sale. Pomodori secchi, gli ho lasciato un po' l'olio così. Ah, e poi un po' di latte di soia per riuscire a fare la purea. Per gli amanti del tofu, che non siamo in tanti, è una cosa molto sfiziosa. Che per chi non è tanto amante potrebbe diventarlo. Così. Guardate qua, un chilo di pasta con pesto fatto da mia mamma, madonna mia. Questo è pesto di rucola. Io ovviamente ne ho già assaggiato un po'. È buonissimo! Mamma mia. Vi lascio la ricetta scritta qua, perché so già che me la chiederete. Gesù. Devo fare il riso. Sono le 4 di pomeriggio e ho fatto un pisolino. Quanto è bella dormire di pomeriggio. Poi tra un po' arriva ad aiutarmi la mia fedele, il mio folletto aiutante e la mia amica, che facciamo le torte salate. E adesso vi lascio a una perla. Sono tagliata. Vi lascio a una perla. I know when you're hungry. Let it go, let it go. I want to be the wind that shines. Let it go.
insalate, non mi diverto troppo io con queste cose. Faccio due versioni di insalata di riso perché ho una ragazza che è vegetariana, quindi faccio una parte con cubetti di cotto e l'altra ci metto il tonno, cioè non è vegetariana, è pescetariana. E quindi il pesce va bene, nell'altro quindi ci metto il pesce, poi abbiamo preparato ieri io e mamma delle gran verdure da metterci, pomodorini secchi. Non mi azzardo a mettere troppe cose perché io mangio tutto, cioè a me piace tutto nell'insalata di riso, ma gli amici che ho no, non lo so, quindi spesso non va mai bene, ecco, non abbiamo tutti gli stessi gusti, quindi metto poche cose che so che comunque piacciono. Ah, i piselli devo tirare fuori, giusto. Gran giorno, finalmente, è il 21 giugno, sono le quasi le 9, alle 9 e mezza voglio partire, sì, ciao, e che andiamo a prendere il dolce, beh, poi ci catapultiamo tipo dall'altra parte della città, perché è assurdo quello che dovremmo fare, per andare a prendere un amico e partire per andare su. Ieri sera sono venuti qua un po' di miei amici che ci saranno anche domani, abbiamo cenato insieme e ho dato un po' di cose alla mia amica, cose che ho preparato, le abbiamo portato dei contenitori e, che metterà poi insomma nelle sue borse frigo perché io non ho più posto e stamattina lei si è svegliata per fare la focaccia, quindi no, carinissima. Ho fatto le torte salate ieri sera, le abbiamo anche un po' assaggiate, sono venute buonissime e niente, adesso devo svegliare Brian, la solita fatica e poi facciamo colazione e voliamo quindi.